caricata? Yes. Buonasera, ciao a tutti, bentornati nel nostro canale. Ci ciao. Siamo. C'è anche Benny, in tenuta da calcio perché siamo andati a vedere una partita e poi via, subito a scappare per il viaggio. Dove siamo diretti? A mare. E niente, torniamo di nuovo in quel di Liguria. Volevo fare stavolta la zona del Levante, vediamo se riusciamo a trovare uno spottino tranquillo in quella zona. D'altronde è quella che piace di più a me, il Levante, solo che per la wildlife diciamo che non è tanto indicato, dobbiamo essere fortunati a trovare qualche posticino che ho un po' intravisto. Nel frattempo dietro, ragazzi, c'è un tramonto pazzesco, io... Effetto vento. Io ho perso adesso il pirulino. Vengo io. Dove cazzo è andato il pirulino? E comunque questo che avete appena visto è il tramonto che ci stiamo lasciando alle spalle per andare verso la Liguria. Oggi è giornata bellissima. Amore, 13, dove l'ho messo, gradi. Scusa? Possiamo cercarlo dopo. Sì. Andremo alla ricerca di questo spot. Vediamo un po' se riusciamo anche al buio. Non è nostra abitudine, però. Di solito troviamo sempre i posticini, sempre con la luce del giorno. Perché essendo che comunque andiamo nei posti un po' isolati, un po' tranquilli, è sempre bene vedere dove si va. Anche perché non abbiamo le luci. Non abbiamo le barre LED. Non siamo ancora attrezzati, ancora vedremo se possiamo metterle, però comunque è sempre meglio andare con la luce del giorno, specialmente perché comunque abbiamo famiglia, abbiamo bambini, adesso uno perché gli altri due sono grandi e non vengono con noi ovviamente. Tra 200 metri la tua destinazione si troverà sulla sinistra. Tra 100 metri fai una inversione a U.
Sì. Vado a vedere. Non è che si può avere tutto nella vita. E voilà. Scendi in resta. A dopo. Tu. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Qui non vuoi? Sì. Non vuoi? Abbiamo dormito qui. Ovviamente nella pace degli angeli. Ma insomma, non è neanche male come posto. Però la tranquillità che abbiamo avuto stanotte. Quello è Sestri Levante. Lì c'è il mare. Oggi giornata nuvolosa. Giovannino non ha dormito tanto in bolla. Non so se con la GoPro si riesce a notare un po'. Però pazienza, non si può tenere tutto. Ieri abbiamo fatto troppo tardi, quindi ti prendi quello che ti capita a quel punto. Devo controllare adesso se più avanti si riesce a fare inversione di marcia, perché altrimenti sono costretto a farmi sta stradina che è strettina e dovrei farmela tutta a marcia indietro. Speriamo di no. Però forse c'è una via di uscita. Eccola, eccola. Aspetta. Forse qualcosa l'abbiamo trovato. Però ieri di notte non è che volevo addentrarmi troppo nella tundra qui. Ho evitato perché si sa mai. La strada non è proprio perfetta. Questa è una cascina abbandonata. Però l'importante è che c'è il posto dove girarsi. Però siamo in pendenza. Facciamo uno gigante e lo tagliamo. Stile, come si chiama? Buongiorno. Alla ripresa di una colazione un po' animata stamattina. Non so quello che sta combinando. Volevo fare. E la cruda di qua, e di là era ben cotta. Guarda, a strisce. Questa è proprio una polpetta di pancake. Comunque, colazione. Adesso è una specie di... Teoricamente pancake. Abbiamo comprato pancake... Già pronto da mettere sulle notte. Mi ricordo dove l'ho preso. Solo che praticamente oggi stasera abbiamo dormito con una leggerissimissima pendenza. Non siamo tanto in bolla, diciamo. Dobbiamo cambiare assolutamente posto, perché cioè il posto abbiamo dormito in silenzio, in tranquillità assoluta, questo sì. Solo che non abbiamo trovato proprio un posto molto comodo, quindi ci siamo dovuti adattare. E vi racconterò dopo. Ciao. Bella raga, io ho mangiato tutto, era un bel pancake con crema di pistacchio. Bello. Ragazzi, come si può vedere, adesso siamo in cammino, perché lì abbiamo dormito bene, poi a un certo punto però siamo dovuti scappare perché sono arrivati i cacciatori e
Quindi boh, adesso siamo alla ricerca di un posticino bellino, carino, vicino al mare. Come sapete, Liguria non è che sia un'impresa facile, anzi, tutt'altro, è molto ma molto ardua. E qui, a parte campeggi, altro non vedo. Comunque, vediamo un po', ci aggiorniamo dopo. Ciao! But maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Siamo arrivati finalmente al mare. Come diceva Simone, comunque in Liguria non è facile trovare un posto dove parcheggiarsi. Abbiamo dormito comunque in una collina che poi stamattina siamo stati svegliati dai cacciatori, quindi poi di fretta e furia purtroppo ce ne siamo dovuti andare. La strada era strettissima, quindi un po' di casini, però ce l'abbiamo fatta. E niente, adesso siamo qui, poi c'è bagno con Lillo e quindi vediamo un po'. Adesso facciamo una bella passeggiatina, nel frattempo abbiamo fatto colazione e tutto. Ah, è bello, chissà in estate come sarà. Poi il sole, oggi è una giornata molto molto nuvolosa. Lillo ha paura dell'acqua, lascialo stare. Non è un cagnolino che adora tanto l'acqua. Cane fifone. Però il mare. Si è bagnato Marcio. È il solito Benny che combina i guai, non sta mai attento. Adesso levati le scarpe e tutto. Ormai sì, però fai una cosa, fatti le svoltine nei pantaloni, te li alzi tutti e poi quando saliamo sul camper ti cambi. Ormai mi levo i piedi, no? Sì. Com'è? Freddina. Non è calda. È fredda. È freddissima. Non freddissimissimissimissima. Guarda Benny si è fatto il bagno. Benedetto, adesso hai pure i pantaloni tutti bagnati. Vedi che qua l'acqua è profonda, non ti ho detto di andare in fondo, ti ho detto soltanto di bagnarti i piedi. Io ti sto riprendendo, perché così capiscono chi sa. Eccolo! È venuto il sole. Io lo lascerei libero, però non so se poi si lamenta la gente. Lo proniamo. Allora adesso ci trasferiamo in un posto spero migliore, perché questo è bello, la spiaggia e tutto quanto. Abbiamo fatto una piccola dronata, però voglio vedere se riesco a trovare un spottino con Giovannino vista mare, perché qui è un semplice parcheggio
Vorremmo pranzare dentro Giovannino con vista mare. Vediamo se riusciamo, dai. Molto più comodi. Un po' più comodi qui, porta posteriore aperta. Aperta. Devo chiudere la porta. Niente, adesso c'è il sole. Le sì, nuvole si sono spostate perché la giornata sta migliorando. Vabbè, vicino al mare è sempre così, come in montagna. Adesso vediamo se troviamo un posticino carino dove poter pranzare. Può essere che di qua no. No, qua è chiuso. Assolutamente no. Noi dobbiamo andare da quella parte, sì. Io capito. Aspetta, secondo me allora cioè, era la quella. Liguria, vediamo un po', allora fai. Perché di qua usciamo, di da qui sì. Non vedo più. La Liguria è bellissima, ci sono posti meravigliosi dove però non ti puoi assolutamente fermare, sostare, poi comunque tantissimi divieti per i camper. Ieri sera abbiamo trovato un posticino carino, ma era vietato parcheggiare ai camperisti. E niente, quindi comunque abbiamo visto posti belli, veramente belli, ma impossibile potersi fermare, potersi godere lo spettacolo wow che è veramente. Abbiamo dovuto fare di nuovo un giro. Siamo giusti qua. Non sappiamo. Giovannino viene guardato, ammirato. Stamattina ci hanno fatto tantissimi complimenti, persone che comunque magari cercavamo delle informazioni. Complimenti per il camper. Sì, sembra che Giovannino strizzi l'occhio alla gente. Si girano come se fosse una bella donna. Ah, guarda che bello. Wow. Sì, noi stiamo dicendo wow, guarda, la gente non vede nulla, ovviamente. Hai visto? C'è sta macchina che non è il suo posto. Io questa. Però ci si mette qua. Ma la andiamo a vedere prima di com'è. E poi ci mettiamo. E al limite qua. Ci mettiamo qua. Secondo me non è male qua. Ok. Sta galleria. Dai, dai, vediamo un po'. Vecchia galleria da treni, blu. Non capisco. Se... Vediamo un po' se c'è l'effetto sbam. No. No. Spunta, è arrivato. Siamo arrivati. Niente. Pensavamo che continuasse la strada. Adesso vediamo. Ma no, magari tanto non c'è nessuno dietro, riusciremo a fare marcia indietro. Facciamo marcia indietro. Grazie. Grazie. Niente, la strada è finita. Dopo un tunnel piccolissimo, faremo marcia indietro, ce la facciamo. Io non ti mettere davanti alla telecamera. Beh. Cioè no, allo schermo della telecamera. Niente, ci parcheggeremo allora lì. Facciamo. Pranziamo là, dai. Ah sì, dai, non è male lì. Siamo vista sole, mare. Dai. Nillo, io ho capito che tu vuoi essere anche ripreso. Però non abbiamo trovato niente. Quando facciamo manovra, dovresti stare cose. Un po' più poi tranquillo. Poi stamattina il risveglio dei cacciatori non è stato il massimo. Anche, cioè, risveglio, che poi eravamo appena svegli e stavamo facendo colazione. Quindi eravamo tranquilli, rincoglioniti, con il rincoglionimento che c'è al mattino. Io poi ho dormito male perché lui si è dimenticato. Ma va bene? Qua? Sì, ha dimenticato. No. Sì, eravamo un po' più. Ma questo mi sembra più top, no? Sì. Ha dimenticato di togliere la sveglia. Quindi stamattina alle 4.55 gli suona la sveglia, giustamente. E voi sapete, lui non l'ha sentita, io sì. Immagino possiate sapere cosa vuol dire svegliare una donna quando non vuole essere svegliata. Sì, adesso preparo il pranzo, ho fame. Facciamo un po' anche l'aperitivo, che dici? Saremo così. Saluta.
come è bello lavorare così, va? Sì, ma sto lavorando un po'. Tac. Tac. Una bella aperitivo. Beni ovviamente non fa l'aperitivo con la birra, con la coca. C'è anche questo, non c'è solo alcol in questo camper, eh. Cosa mangi tu, Benny? Gli scini. Oh. Senti che ci basti. Boh, un altro pochino. Ma sì, abbonda, pochino. Che è meglio sempre abbondare. Un altro pochino? Pochito. Ragù. Sì, ma non fatto da me. Quello di mamma è più buono. Meno male. Ovviamente. Quello mio è più buono. Nel weekend se ti metti pure a cucinare ragù, cioè allora ti passa il tempo a cucinare ovviamente. Vabbè, ma... in estate lo faccio quando abbiamo. Sì, vabbè, abbiamo però ferie a lungo termine, no? Ovvio. Da una settimana in poi si cucina veramente bene. Prima, Benny. Io. Ma un mini weekend, ciccia, se ti deve passare a cucinare. No. Non è che sono un marito così esigente. Esigente. Bravo, sì. Vuoi? Io. Sì, va bene. Guardate la pasta. Ma te la mangi tutta, te la mangi? Sì, credo. Ma il fornello secondo me va anche questo. Ah, è acceso? No? Beh. Mettiamo a fuoco Giovannino. Oh là là. Mangiamo, buon appetito. Mettila.